particolare a quello di Laura Caruso e di altri, si è detto avere il vincolo di un'amministrazione che ti spiega e che ti dice che quell'immobile deve essere gestito diversamente, che i comportamenti devono essere coerenti rispetto a una norma, non è una punizione. È l'innesco di un processo virtuoso che porta a guidare lo sviluppo, che porta a percorrere le strade di una piena legalità in tutti i comportamenti, dal modo in cui viviamo lo spazio al modo in cui diamo il lavoro. E se riprendo il bell'intervento di Andrea Capaldi, lì trovo un altro ragionamento da fare. Tutte queste esperienze che abbiamo presentato molto spesso sono ricche, cariche di vitalità e di energia. Sembrano essere esclusi tutti quei saperi che almeno la mia generazione considerava essere il pane quotidiano di ogni bravo studente dagli studi medi all'università. Il diritto, la finanza, il marketing sembrano essere completamente banditi in queste esperienze che invece fanno riferimento al digital manufacturing, all'artigianato evoluto, al welfare sussidiario. Sembra che tutti questi saperi, i saperi del terziario avanzato, si diceva una volta, siano stati banditi. Ecco, l'esperienza di Mare Culturale Urbano ci fa capire che i processi di abilitazione non servono solo alle amministrazioni, ma servono anche a queste esperienze dal basso, perché non tutte le competenze sono disponibili, non tutte le competenze sono già pronte. E se vogliamo che diventino esperienze durevoli, sicuramente la pubblica amministrazione deve fare la sua parte, ma devo dire che anche da parte di questi soggetti che si mobilitano e che esprimono se stessi con tutta la loro energia, anche da quella parte c'è un processo, mi rifiuto di dire di innovazione, perché in questo caso proprio non è, ma sicuramente di irrobustimento complessivo delle proprie capacità manageriali, delle proprie capacità di gestione di queste attività che auspichiamo essere durature nel tempo. Allora, su queste osservazioni che capitalizzano anche un po', ciò che ho appena sentito è un po' le discussioni di questa mattina e che aprono, io credo, una serie di riflessioni. Chiedo per primo a Paolo Testa, se soprattutto dal suo punto di vista, dal punto di vista chi sta in ANCI, è possibile immaginare, per quanto riguarda le amministrazioni locali, nuove competenze e nuovi modelli di azioni proprio nella direzione di quel verbo, di quel sostantivo che abbiamo detto essere l'abilitazione e l'abilitare. Immaginare non costa nulla, quindi credo che si possa, ma si può fare anche qualcosa di più. Io intanto una parola davvero solo per fare i complimenti a chi è riuscito, ho partecipato al percorso che ha portato fin qui e che ha generato questa giornata, e rivedendomi spesso dall'altra parte, perché facendo un po' lo stesso mestiere immagino la fatica e la competenza, la capacità che ci sta dietro, devo davvero fare i complimenti a Federica Galloni e a Esmeralda Valente, a chi con loro ha costruito questa giornata, perché è stata non usualmente, anche qui ne vedo tante di giornate come questa, ma questa garantisco piena di contenuti, e non sarà facile, e un pochino me ne prendo condivido con voi la responsabilità. Non sarà facile portare questi contenuti a valore, ma credo che sia assolutamente necessario fare per fare un po' quel passo in avanti che abbiamo, almeno io, sentito richiedere da molte voci che sono passate sul palco. In quale direzione concentrare questo sforzo di messa a valore? Sicuramente, o almeno non per il momento, nella ricerca di nuove risorse finanziarie per la realizzazione di percorsi come quelli che sono stati raccontati, per il sostegno a esperienze come quelle che sono state raccontate. In questo momento, spero che non venga preso come un paradosso, ma le risorse finanziarie sembrano essere l'ultimo dei problemi. C'è un bando, è stato citato prima, un bando sulle periferie che soldi, fondi del governo, della presidenza del Consiglio e cofinanziamento che è stato attivato dai comuni sia attraverso i privati sia attraverso altri fondi pubblici. Il bando, come molti di voi sanno, mette porta a terra 3,8 miliardi di euro, che è una dimensione che nel nostro paese non si è mai vista così concentrata, finalizzata a questo scopo, alla rigenerazione delle periferie.
accanto a questo ce ne sono diversi altri, anche qui già citati, e altri non citati, cioè il bando precedente sulle aree degradate, bandi cultura, non solo soldi pubblici, soldi privati diciamo di natura così che vengono messi a bando da Cultura Ability alle fondazioni e quant'altro, insomma sembra esserci una in questo momento una disponibilità finanziaria che raramente abbiamo visto in campo. Mancano forse le idee? Direi proprio di no, perché le idee ne abbiamo sentite tante, più o meno innovative, al di là della provocazione, poi le etichette le attacchiamo in funzione dell'obiettivo, quindi se devo scrivere che l'idea è innovativa trovo il modo per farlo, ma sappiamo che non è quello lo scopo invece è proprio quello di rendere migliori le nostre città, rendere migliori le comunità che le abitano. E in questo senso direi che anche qui il lavoro preziosissimo di raccolta, di narrazione che abbiamo sentito oggi, ma che viene da un lavoro lungo di censimento, di esplorazione sul territorio, ci testimonia che le idee ci sono. Sulle regole non mi soffermo nemmeno, l'hai detto benissimo un attimo fa, l'esempio della Regione Veneto ci conforta in questo senso. Anzi, forse l'eccesso di regolazione è stato un freno per qualche tempo proprio nello sviluppo di esperienze come quelle che ci sono state raccontate oggi. Allora, dal mio punto di vista, e così credo che l'ANCI in questo senso si possa impegnare fortemente, credo che dobbiamo proprio lavorare sulle competenze, sulla capacità che per primi i comuni debbono sviluppare per realizzare iniziative, per sviluppare interventi in grado di generare un cambiamento duraturo. Quali direzioni? Sicuramente, e la riprendo per prima perché è un elemento che è stato appena affrontato, quello della gestione. Abbiamo avuto, no, in questi anni, gli anni 2000, fine anni 90, inizio anni 2000, questa enfasi sul management pubblico, sull'aziendalizzazione delle pubbliche amministrazioni, questa enfasi sulle competenze di taglio aziendale, gestionale, manageriale. Probabilmente quelle stesse competenze che si sono sviluppate in un modo straordinario, io ne sono testimone perché ho cominciato nel 99 a lavorare con la funzione pubblica a un programma nazionale proprio di rafforzamento di queste competenze, non hanno ancora, o meglio, non sono in grado di dare risposte a questo tipo di oggetti, di iniziative, perché richiedono visione che non sono tipicamente manageriali, solo gestionali, ma alcuni elementi di fantasia, di capacità di sviluppo anche non ordinarie. Sicuramente un compito dell'amministrazione locale che, consentitemi la piccola parentesi, Andrea prima diceva i ruoli dei diversi player si vanno costruendo no, lungo i percorsi. È vero fino a un certo punto, perché il ruolo del comune quello resta, il comune deve decidere, deve mettere una firma, c'è un dirigente, c'è un funzionario, c'è un assessore che deve decidere, c'è un dirigente e un funzionario che deve mettere una firma su un foglio del quale risponde in sedi anche rilevanti, ne risponde alla Corte dei Conti, ne risponde se dovesse mai succedere qualche cosa, ne risponde alla Procura. Allora questo ruolo che rimane proprio del comune e non può essere in nessun modo spartito tra i diversi attori in campo, richiede anche al comune che si faccia carico di integrare queste politiche che abbiamo sentito a diverso titolo in diversi momenti enunciare da questo palco. E a partire, prendo l'esempio citando e contraddicendo, mi dispiace che se n'è andato Giovanni Laino, ci sono molti comuni e non è solo l'esempio di Milano che in questo momento sta guidando questo movimento di pensiero, che stanno ragionando su una logica di integrazione, ad esempio tra i diversi bandi.
e quindi non è solo il bando, come ha detto Giovanni prima, il bando periferie che non si parla con il bando cultura. In realtà in tanti territori, in tanti comuni, questo lavoro di integrazione, che potremmo definire dal basso, dal territorio, si sta facendo. In molti altri si deve imparare e si deve fare. Secondo, e vado a chiudere velocemente, toccato prima, la capacità di dare consistenza e durata a iniziative di rigenerazione, di animazione territoriale e di animazione culturale, perché effettivamente questo problema della tenuta economica e della durata di questi interventi esiste, e io credo che abbia molto a che fare, è già stato detto prima, molto a che fare con una nuova visione di economia del territorio, di redistribuzione della ricchezza. E infine, e forse questa veniva per prima, almeno temporalmente, logicamente viene per prima, dobbiamo sviluppare una nuova capacità di interpretare i fenomeni. Ahimè, io sto lavorando molto su questo grande bando periferie e mi trovo a ragionare con i comuni che stanno promuovendo, realizzando opere in primis, ma anche innovazione sociale, lasciatemelo dire, ma ancora con canoni un po' tradizionali, perché leggiamo la realtà con strumenti a questo punto un po' datati. Dovremmo liberarci un po' da una cultura sociologica, antropologica. È vero quello che ha detto ancora una volta Giovanni Laino, abbiamo bisogno di sociologi capi, di antropologi capi, abbiamo bisogno di chi porti queste professionalità nuove dentro all'amministrazione per consentirci di leggere i fabbisogni, di leggere i problemi e di conseguenza di pensare a interventi e progetti nuovi. Passerei la parola senz'altro a Giuseppe Capocchini, perché poi in realtà gli architetti sono qui presenti in largo numero, sono stati evocati diverse volte nel corso della giornata. Moltissime delle attività sono state promosse, penso al caso di Parma, in cui l'Ordine degli Architetti si è proprio direttamente messo in gioco. E tuttavia si apre un bivio, perché da un lato c'è un grandissimo campo di sperimentazione di attività innovative e dall'altro c'è tuttavia la perdita dei riferimenti piuttosto tradizionali di un mestiere che avevamo imparato a fare, hanno imparato a fare, secondo determinate modalità. Allora, su questo io credo la voce di Giuseppe Capocchini non sia affatto casuale, credo anzi estremamente utile. Grazie, buonasera a tutti. Beh, intanto ringrazio Federica Galloni per questo invito che ho molto apprezzato, e naturalmente anche Esmeralda Valente, la quale siamo stati anche recentemente a Parigi a parlare di questi temi a livello internazionale. È un tema fondamentale di particolare importanza. È un tema, oggi abbiamo analizzato dei casi che sono praticamente delle eccellenze in questo momento. Abbiamo analizzato quella parte di cui parlava stamattina Maurizio Carta, quando parlava della prima metà della scacchiera. Cioè siamo nella prima metà della scacchiera, cioè siamo quegli esempi piccoli, con piccoli, pochi chicchi di grano su questo. Dobbiamo passare adesso alla seconda fase della scacchiera e ampliare tutto quanto questo concetto. E si è detto anche adesso, l'ha detto il rappresentante dell'ANCI, che non sono i soldi il problema, perché i soldi ci sono. Noi abbiamo analizzato tutta una serie di esperienze internazionali, prima di ecoquartieri e poi le capitali verdi europee, con tutti gli indicatori per diventare capitale verde europea, quindi con una visione olistica del problema della città. Ecco, io credo che la cosa fondamentale che manchi oggi, su cui ci sia molto da lavorare, sia proprio il tema di una visione strategica che guardi almeno al 2050 di quello che sarà lo sviluppo delle città. Si è detto tante volte stamattina, con la persona al centro del progetto, e questo è fondamentale, con la mixità di funzioni, con una serie di cambiamenti epocali rispetto al modo di fare città. L'ho detto stamattina il Presidente del Consiglio, l'82% del PIL si svolge all'interno delle città. Aggiungiamo che nel 2050 il 70% della popolazione terrestre vivrà in centri abitati. Allora la città è l'elemento fondamentale. Allora ci vuole una visione strategica in questa direzione, quella che ancora oggi manca. E analizzando queste esperienze internazionali,
Abbiamo visto, ad esempio, quando siamo stati a Nantes, Capitale Verde Europea 2013, e parlando con il vice sindaco Patrick Rimbert, prima sindaco, quale ha fatto la storia di come ha fatto tutto l'intervento sull'Île de Nantes, addirittura una campagna elettorale, quindi una visione del comune, due candidati con due visioni diverse dell'Île de Nantes. È prevalsa questa qui che hanno portato avanti della permeabilità dell'Île de Nantes. E lui ha detto, e cosa hanno fatto? Hanno fatto un concorso internazionale vinto da Cemetov per fare il plan volumetrico, il master plan dell'intera, perché bisogna avere una visione globale su quello che si va a fare. Dopodiché sono passati a interventi più settoriali e ha detto una cosa fondamentale, e cioè che è dal progetto che devono nascere le norme, cioè la pianificazione, come si faceva e come si continua a fare ancora in base alla legge vigente per la zonizzazione, è superata. Cioè, quindi ci vogliono le strategie, ci vogliono le visioni, ci vuole la condivisione con la gente, quindi che in quel caso là addirittura è stata scelta un'amministrazione comunale su questo, e poi ci vuole anche la capacità di vedere appunto in questa direzione. E allora abbiamo visto lì, e abbiamo visto in tante altre esperienze, stamattina il Presidente del Consiglio diceva che di circa 4 miliardi, circa il 50% viene messo appunto dallo Stato, l'altro 50% con iniziative private. Quindi sinergia pubblico-privato è certamente un elemento fondamentale. Però noi abbiamo visto queste esperienze internazionali analizzate, che l'euro pubblico investito non ne genera uno di privato, ne genera da 3 o 4 di privati. Perché? Perché c'è una visione che guarda lontano, perché questi interventi di architettura di qualità sono un volano per l'economia, quindi generano plus valore a tutto quanto l'intorno e quindi praticamente aiutano gli operatori privati ad intervenire. Quando siamo stati ad Hafen City, quindi Amburgo, altra capitale verde europea, anche lì grande concorso internazionale per la riqualificazione di Hafen City, in entrambi i casi si trattava di cantieri navali dismessi. Anche in questo caso praticamente c'è stato l'intervento prima pubblico con un intervento complessivo di 2 miliardi e 300 milioni che ha generato 8 miliardi di interventi privati, anche qui attraverso concorsi. Prima concorso generale di tutta Hafen City, dopodiché per distretti e dopodiché addirittura imponendo agli interventi privati di intervenire con concorsi da 3 a 5 componenti. Se voi andate ad Hafen City troverete una qualità eccezionale sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista architettonico. E un altro degli elementi fondamentali che oggi è stato ribadito con grandissimo piacere, l'importanza della cultura. Una volta appunto qualcuno diceva, qualche ministro diceva che con la cultura non si mangia, in realtà sempre a Lille de Nantes, quando siamo andati a Lille de Nantes e Patrick Rimbert ci ha portato ai vecchi magazzini, gli ex magazzini delle banane, dove c'erano questi enormi magazzini dove nel 700 arrivavano le banane e gli schiavi, perché tanto Nantes era il più importante porto europeo per gli schiavi. Bene, ha imposto nella riqualificazione dell'Île de Nantes che tutto quello spazio fosse dedicato alla cultura. E naturalmente quello spazio di cultura ha attirato giovani da tutta Europa, ha attirato grande qualità e quindi ha generato un volano economico. E quindi la cultura è veramente un elemento fondamentale. La Philharmonique di Hafen City è un altro attrattore di giovani e tutto. Quindi noi crediamo che sia fondamentale questo qua. Per fare questo però, adesso parlo da architetto, visto che sono fondamentali i concorsi di architettura. Abbiamo visto negli altri paesi, però non come i concorsi di architettura come si fanno in Italia, perché in Italia i concorsi di architettura non funzionano. Ero assieme al presidente degli architetti francesi recentemente e ci ha spiegato, lo sapevamo già, ma abbiamo avuto conferma, di come funzionano in Francia, ma ho visto anche negli altri paesi funziona così. Un concorso deve essere con una prima fase molto semplice, addirittura in Francia fanno soltanto un curriculum, tutti i lavori pubblici in Francia si fanno attraverso concorso, i 5 che mediamente vengono messi alla seconda fase, tutti quanti ricevono un compenso che è pari all'80% del progetto preliminare. Chi vince il concorso, è normale, fa il progetto. Allora, se non abbiamo questi elementi anche in Italia, difficilmente avremo architetture di qualità. Perché è evidente, e faccio l'esempio delle 51 scuole innovative, i concorsi delle 51 scuole innovative, che penso che sia una delle cose di cui dobbiamo vergognarci di più di come stanno andando, perché noi riceviamo telefonate continue tutti quanti i giorni di professionisti arrabbiatissimi perché un concorso che doveva praticamente
essere la giuria riunirsi il 5 di settembre, siamo arrivati adesso, non sappiamo quando si finirà, ma soprattutto sono concorsi di idee e non può essere che per i difficili si facciano concorsi di idee. Significa che 1232 raggruppamenti di professionisti hanno lavorato gratuitamente, e quindi se hanno lavorato gratuitamente hanno lavorato nel tempo perso al di fuori dell'orario del lavoro, e se io lavoro fuori dell'orario del lavoro e con sapendo che lavoro gratis e sapendo anche che ho 0,% di possibilità di fare, non ci possono mettere tutto quell'impegno nella progettazione e arrivare quindi ad avere dei progetti di qualità che sono indispensabili per arrivare poi a un'economia forte in questa direzione. E allora è evidente che è indispensabile che, se vediamo quello che succede in altri paesi, i 5 progettisti che partecipano alla seconda fase, già selezionati, è chiaro che questi ci metteranno tutto l'impegno massimo, come il lavoro della vita, per dare il massimo delle loro capacità. Quindi avremo progetti di grande qualità, e se abbiamo progetti di grande qualità, è stato detto a Parigi, in questo incontro, tutti i 18 paesi d'accordo su questo, genera un volano importante per l'economia e anche sotto profilo sociale. C'è un ex ministro a cui evidentemente oggi avranno fischiato le orecchie più volte, non lo citiamo, ma insomma poverino, è stato raggiunto dai sibili. Prima di lasciare la parola al direttore Galloni per l'ultimo intervento, chiedo una replica secca rispetto a un'idea forte che però ho proposto in modo molto tentativo e sperimentale ai tre assessori, proprio una battuta secca. È possibile riorganizzare le politiche a corpus normativo dato nella direzione che questo giorno di studi ha proposto? È possibile, in altri termini, riorganizzare il modo in cui si organizzano le risorse, si fanno le politiche, per arrivare a processi di mobilitazione sociale dal basso, a rigenerazione delle periferie? Nella vostra esperienza, lo avete già in parte detto, ma credo che sia molto importante, prima dell'ultima battuta del direttore Galloni, avere anche da parte vostra un giudizio secco. Partiamo da Milano e facciamo il percorso all'indietro. Comporta un grosso sforzo, ma si può fare. Quello che stiamo facendo a Milano va esattamente in questa direzione. Il grosso sforzo è che il quadro normativo tende a contrastare e in certi casi anche a impedire alcuni percorsi di buon senso nell'assegnazione di responsabilità pubbliche a soggetti privati. Io credo che la chiave sia questa. Cioè fare in modo che, e mi riconnetto a un tema che è stato latente in tutti gli interventi oggi, la partecipazione, oltre ovviamente a quella che si realizza attraverso il dibattito pubblico con i cittadini, sia anche la possibilità di garantire un'assunzione di responsabilità attiva da parte di soggetti privati che rappresentano più o meno in forma organizzata i cittadini nei processi di cura e di rigenerazione del territorio. Questo l'amministrazione pubblica lo deve poter permettere in maniera sempre più evidente, qualificata e netta. Benissimo, il turno di Roberta Fusari, nel percorso ritroso. Si può fare, perché si sta facendo, è faticosissimo. Si potrebbe fare molto meglio togliendo più che aggiungendo e semplificando. Più aggiungiamo e peggio è per noi. Se invece togliessimo tante cose che anche ultimamente ci siamo dati per garantirci poi delle cose buone, trasparenza, concorrenza, però tutto questo ci impedisce delle volte di poter seguire facilmente queste proposizioni. Come spesso accade, la parola semplificazione fa atterrire semplicemente i nostri amministratori. L'ultima parola per l'assessore Di Bari. Sì, più che il quadro normativo, la difficoltà è nella cultura delle organizzazioni, la drammatica settorialità, la drammatica abitudine al lavoro settoriale che è nelle pubbliche amministrazioni ai diversi livelli, e laddove queste esperienze innovative richiedono integrazione. Io ne approfitto un minuto per dire qualcosa che avevo tagliato prima, perché avevo citato questo percorso partecipativo del piano urbanistico generale, perché è lo strumento più classico, anche se nelle forme innovative, un piano urbanistico. E che cosa ha a che fare un piano urbanistico con queste iniziative? Abbiamo portato avanti un percorso partecipativo ampio, articolato, aprendo sportelli di ascolto nei diversi municipi, nei diversi quartieri dei diversi municipi, e appoggiandoci proprio alle
ai presidi del welfare, strutture che funzionano come centri aperti, strutture innovative di welfare e come spazi concessi ad associazioni che portano avanti azioni innovative. È venuto fuori uno sguardo sulla città dal punto di vista della vita quotidiana, è venuto fuori una ricognizione di risorse che sono nelle periferie, che sono risorse dei paesaggi quotidiani, non di paesaggi eccezionali, paesaggi sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista culturale, che sono di cultura, della cultura che le periferie, che hanno ormai 40 anni, 50 anni, ormai hanno delle esperienze, delle storie che si sono stratificate, e sono le risorse che possono essere attivate attraverso una serie di iniziative puntuali anche. Quindi oggi uno dei temi che emergeva è la difficoltà di rendere strutturali queste iniziative puntuali. Strutturali non è il termine adatto, di renderle ossatura, intelaiatura della città contemporanea. Allora, andando nei quartieri, andando ad ascoltare, andando a rilevare le risorse, emerge chiaramente come sono proprio queste iniziative che possono supportare la costruzione della città contemporanea. E però, se lasciate come iniziative puntuali, rischiano di evaporare. Oggi è emerso chiaramente. E quindi la relazione fra strumenti generali e queste iniziative può essere importante per il riconoscimento di queste iniziative nella loro complessità come una struttura nuova, passatemi il termine struttura che non è quello più adatto, della città. Su questo si può lavorare, su questo si deve lavorare, perché la città contemporanea è nelle periferie. Credo che questo sia importante dirlo a conclusione di questa giornata. Prima di passare la parola a Federica Galloni per l'intervento che chiude, sottolineo un paio di aspetti. Il primo è che si può fare, e abbiamo voluto portare sia quelli che la letteratura scientifica chiama gli imprenditori sociali, sia gli amministratori, per confermare che altre strade sono possibili per attivare, promuovere processi di rigenerazione delle nostre periferie. La seconda è che si può fare molto meglio. Si può fare meglio probabilmente sottraendo, si può fare meglio riorganizzando, attraverso i processi di integrazione, di ibridazione delle politiche, Paolo Testa lo diceva, ma è stato ripreso adesso in tutti gli interventi. Quindi non dobbiamo necessariamente aspettare una nuova legge, certo alcuni interventi potrebbero essere utili, dobbiamo riorganizzare il modo in cui facciamo le politiche della città. A questo riguardo chiedo a Federica Galloni qual è il possibile contributo che il MIBACT può dare entrando in questo campo dopo anni di prime sperimentazioni e oggi presentandosi con un proprio disegno, una propria riflessione sul tema. Grazie. Innanzitutto, scusate un piccolo passo indietro, da più parti è stata oggi plaudita l'iniziativa della Direzione Generale del Ministero per l'organizzazione di questo convegno. Io vorrei, oltre a ringraziarvi a mia volta, vorrei davvero ringraziare i curatori. Abbiamo con molta umiltà affidato a eccellenti personalità che trattano questi temi la curatela di questo convegno, e ne sono veramente orgogliosa e fiera, e li ringrazio perché è stata una giornata dinamica, agile e ben strutturata. Ed era giusto che l'amministrazione, dopo aver fatto il suo saluto iniziale, controllasse se le sue intuizioni erano state giuste, e mi pare insomma che questo è stato confermato, quindi davvero grazie. Per quanto riguarda quest'ultimo dibattito, tengo molto a sottolineare una cosa forse banale, ma io dico sempre che i ruoli li fanno le persone, che può sembrare una cosa banale ma tanto non lo è. Cioè, per dirvi, all'ora di pranzo con il Presidente del Consiglio nazionale abbiamo firmato rapidamente la seconda convenzione per la prosecuzione di quel concorso di cui vi parlavo oggi in apertura. Questo perché non perdiamo tempo, però non è che siamo fatti tutti uguali. Non è che lo dico per gloria personale o che, però è molto così. Cioè, noi oggi abbiamo visto qua un'eccellenza, diceva il professor Laino, dove sono quelli che non hanno vinto.
può anche essere che alcuni dei progetti che non abbiano vinto magari non erano proprio i migliori progetti da sostenere. Quindi il ruolo invece che deve avere l'amministrazione, e qui rispondo alla domanda che mi faceva Ezio Micelli, non dimentichiamoci che questa è una direzione generale che lavora su tutto il territorio nazionale, non è una soprintendenza, quindi noi possiamo promuovere le politiche che noi oggi abbiamo portato a questa giornata, sicuramente in collaborazione con dei partner istituzionali come ANCI ad esempio. Infatti una delle iniziative che noi faremo sicuramente è quella di bandire un concorso insieme con ANCI proprio sui temi della rigenerazione urbana, mettendo però come clausola quella di utilizzare ricchezze già esistenti. Quindi tutte queste esperienze che ci hanno, di cui ci hanno parlato questi comuni virtuosi, sono le esperienze su cui noi puntiamo, perché io nella mia veste di direttore regionale del Lazio ho tenuto il tavolo del federalismo demaniale della Regione Lazio, che ahimè non è stato un risultato grandioso. Perché? Perché quando si capisce che con un solo investimento privato occorre riqualificare e valorizzare un bene, per esempio come questo di 330.000 metri quadrati, beh, o noi ci vediamo già tanti piccoli supermercati o non arriviamo a progetti di qualità come quelli che ci hanno narrato gli amministratori che sono qui seduti con me. Quindi questo complesso è particolarmente fortunato perché gode già, come avete sentito, di 40 milioni di euro stanziati con fondi CIPE, con i quali però, a mio parere, mi chiedevano oggi se ci sarà un concorso di progettazione. Dico, vorrei vedere che lo dessimo con affidamento diretto, insomma sarebbe impensabile. Però io credo che, appunto, vista l'estensione, noi dovremo puntare sulla riqualificazione di una parte e poi invece fare operazioni di questo tipo, perché gradualmente con un piccolo impegno diciamo, e con un processo di rigenerazione lungo nel tempo quanto deve durare, noi potremo piano piano arrivare a una soluzione. Questa è una città, quindi insomma è impensabile che con un finanziamento pubblico possa essere riqualificata, non c'è nessuno oggi che lo può supportare. Quindi io concluderei con questo. Ci sono lì i cinque punti che sono scaturiti da ogni sessione. Io ne vorrei aggiungere uno, che è proprio questo: rigenerare. Manca il termine rigenerare, anche se tutte quelle azioni abbiamo visto che fanno parte dei processi di rigenerazione. Quindi vorrei aggiungere il verbo rigenerare, e rigenerare le periferie a partire dalla cultura, ma utilizzando le ricchezze e le intelligenze che già abbiamo nelle nostre città. Grazie. Fermi un istante, personalissimo, un ringraziamento, anzi due ringraziamenti e un auspicio. Due ringraziamenti, il primo va a Federica Galloni, perché alla fine, se insieme a Paolo Cottino e Andrea Mariotto e ad Esmeralda Valente ho fatto il curatore, per me è stato un onore, e ringrazio quindi della fiducia alla direzione. Un ringraziamento a voi perché siete rimasti fino alle 17.30, 17.26 precisamente, e dunque io credo che questo vada sicuramente ascritto al vostro merito e alla vostra disciplina. Non so se coreana, ma sicuramente disciplina. Un auspicio, spero che magari tra qualche anno faremo un convegno all'ex Cerimant, ma questa volta con una Cerimant davvero rigenerata, davvero trasformata, con meccanismi dal basso, dall'alto. Chissà come finirà, ma sicuramente rigenerata. Un grazie a tutti voi e buona serata. Gentili ospiti, l'evento è concluso. Ringraziamo tutti voi per la cortese attenzione e per la vostra partecipazione. Thank you.
Thank you.